Perché è importante donare? Lei ha appena finito. Sì, io penso quando si hanno i requisiti per farlo, insomma, si sta in buona salute, la vedo un po' come un dovere morale, quindi se si può in qualche modo aiutare l'altro lo si fa tranquillamente, insomma. I donatori sono pochi. Quindi c'è bisogno di convincere gli altri? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci sono tante persone che stanno bene, che potrebbero donare, che però non lo fanno perché hanno paura dell'ago, una sciocchezza, per tanti motivi futili. Perché donare fa bene. Perché donare il sangue è anche un atto di solidarietà che salva altre vite, come recita lo slogan della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue per questo 2022. Eppure, nonostante la sensibilità dei donatori, che non si sono lasciati scoraggiare neppure dalla pandemia, la carenza di sangue comincia a essere un problema che riguarda inevitabilmente l'intera comunità. Complice il caldo, che scoraggia le donazioni, e la ripresa degli interventi chirurgici sospesi per l'emergenza sanitaria da Covid, la richiesta di sangue è in costante aumento. Tanto che la dottoressa Patrizia Corsi, direttrice del centro trasfusionale della ASL di Pescara, ha lanciato un appello alla cittadinanza per cogliere l'invito alla donazione, sottolineato anche da Mario Dell'Isola, dirigente medico del centro trasfusionale dell'ASL di Pescara. Rispetto agli altri anni non c'è stata una diminuzione delle donazioni, cioè i donatori, ringraziando a Dio, a Pescara rispondono sempre. Purtroppo il problema è appunto quello non tanto delle entrate, quanto c'è stato un aumento delle uscite, diciamo, dei consumi di sangue. C'è stato un aumento del 12% di consumi di globuli rossi e sono stati trasfusi circa un 20% in più di pazienti rispetto agli altri anni. La FIDAS, anche la ASL, la dottoressa Corsi, cerca di venire incontro a queste esigenze e nel mese di luglio e agosto abbiamo cercato di variare l'orario delle donazioni proprio per venire incontro ai donatori e tutti i martedì di luglio e agosto si farà un'apertura pomeridiana tardiva, mentre negli altri anni si donava dalle 8 la mattina alle 16 di pomeriggio. Adesso invece tutti i martedì di luglio ed agosto ci sarà un'apertura serale, diciamo pomeridiana, tardo pomeriggio, dalle 17 alle 20. Quindi noi ci appelliamo affinché tutti, anche chi non è donatore periodico, si avvicini, è anche un'occasione per diventarlo, magari si fa una donazione occasionale, però poi si diventa donatori periodici. Cosa si prova a sapere che una parte di se stessi servirà a salvare la vita di qualcun altro? Quando una persona decide di donare è perché in maniera forse anche diretta ha avuto delle esperienze in cui ci sono stati familiari, parenti, amici che hanno avuto bisogno, quindi si ha la consapevolezza che questo gesto può servire veramente a qualcuno. Fa male? No, ma guardi, io personalmente sono 22 anni che dono, quindi è un'abitudine assolutamente. Poi il personale presente qui è di una cordialità, ci mette tutti al proprio agio. Come si convincono i tanti scettici a venire a donare? Beh, solo provando e vedere che non è niente di che. È sciocco pensare di non avere la possibilità, di non essere capaci, oppure che possa succedere qualcosa, perché non succede assolutamente niente. Io sono donatrice da quasi 30 anni. Non mi è mai successo assolutamente nulla, ma nemmeno un capogiro, quindi proprio tranquillissimo.